Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania. In questo video vi mostro come realizzare un uovo di cioccolato fatto in casa. Per prima cosa occorrerà uno stampo in policarbonato, questo è per un uovo di circa 250 grammi, una spatola in silicone e un termometro, la mia è tutto insieme, è un unico pezzo, e poi ovviamente del cioccolato fondente in scaglie o in pezzi e questi sono circa 300 grammi. Vi lascio il link del procedimento del temperaggio del cioccolato su nelle schede informative. Una volta che il cioccolato è stato temperato ed è ritornato a 31 gradi, cospargo lo stampo in policarbonato, lavato, pulito e soprattutto asciutto con una bella cucchiaiata di cioccolato fuso. Devo cospargerlo per tutta la superficie, sia sui lati, e stando attenta a creare un bel bordino abbastanza spesso. Non deve essere troppo sottile perché se no, quando lo andremo a staccare, si sfalderà tutto. Una volta che il cioccolato sarà ben rappreso, sarà raffreddato ovviamente a temperatura ambiente, raschio le imperfezioni che ci sono sui bordi laterali con un coltello a seghetto, ovviamente stando attenta a non tagliare lo stampo in policarbonato. Rimuovo le due metà dallo stampo e con il cioccolato fuso che è rimasto creo un collante per riunire le due metà e creare un uovo unico. Lascio che l'uovo si asciughi completamente e successivamente lo avvolgo nella pellicola trasparente e poi lo adorno appoggiandolo su un piccolo piedistallo che metterò all'interno di quel cartoncino che mi è sembrato molto carino e decorativo. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto e con l'occasione vi auguro buona Pasqua. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, così da non perdere i prossimi video, e di seguirmi sui canali social che trovate qui in sovraimpressione e giù nell'info box. Ciao e al prossimo video!